Mister Cesare Beggi è il nuovo allenatore della formazione primavera del Parma, che da oggi si raduna, inizieranno i lavori, anche se sul campo l'attività partirà soltanto giovedì. Mister, approfittiamo di questo spazio per fare una nostra conoscenza reciproca. Presentiamo dunque Cesare Beggi. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Sono Cesare Beggi, arrivo in questa realtà molto importante dopo un percorso molto lungo che mi ha portato a lavorare sia in settori giovanili prestigiosi come Milan, Palermo, e quindi insomma da questo punto di vista sono abbastanza esperto. Ho lavorato anche nelle prime squadre, sono stato assistente tecnico al Bari, all'Ascoli, allo Spezia, ho avuto esperienze all'estero, in Slovenia, al Nova Gorica, sempre in prima squadra, e al Leeds United come allenatore dell'Under 23. Insomma, un curriculum di tutto rispetto, diciamo quello che può essere l'ideale per lavorare oggigiorno con una formazione primavera, che teoricamente fa parte del settore giovanile, è lo sbocco finale del settore giovanile, ma che nello stesso tempo occhieggia già verso la prima squadra. Dunque questo curriculum interessante, no? Con esperienze sia a livello dei grandi sia a livello dei più piccoli, sicuramente aiuterà a superare tutte le varie sfaccettature di questa fascia d'età. Sì, credo di sì. Il nostro compito è quello comunque di formare i ragazzi in quello che è probabilmente l'ultimo gradino che li attende prima di affacciarsi al professionismo. La metodologia condivisa con la prima squadra è un fattore molto importante che comunque faciliterà questo percorso, e speriamo questo ingresso dei ragazzi nel mondo del professionismo. È chiaro che noi dobbiamo comunque avere a cuore quella che è la crescita del ragazzo, quindi il nostro è ancora calcio formativo, però dobbiamo insegnare a questi ragazzi anche a gestire le prime pressioni che vengono dalla necessità di fare anche qualche risultato sportivo. Ecco, proprio da questo punto di vista, come aiutare i ragazzi, tu che appunto che hai avuto anche esperienze di prima e conosci tutti i vari problemi che possono emergere, da questo punto di vista quali sono i pericoli maggiori che possono correre i ragazzi, come aiutarli? Il pericolo diciamo più grande è quello di sentirsi già arrivati, perché chiaramente vedono la prima squadra molto vicina, qualcuno dei nostri ragazzi è già con la prima squadra ad allenarsi, quindi vedono l'arrivo vicino e magari si fanno prendere dalla fretta, ignorando il fatto che i percorsi sono comunque molto diversi per ognuno di loro, e per magari qualcuno potrà essere la prima squadra, per qualcun altro magari il percorso può essere un pochino più lungo, ma non è detto che non debba portare al professionismo in ogni caso. Quindi non devono avere fretta, devono ancora comunque lavorare per migliorarsi in tutti gli aspetti, nella comprensione del gioco, nella maturazione tecnica, fisica. Quindi questi sono gli aspetti su cui noi con la metodologia che la società vuole portare lavoreremo in questa direzione. Interessante. E tra le altre cose, nel recente passato c'è stata una certa collaborazione anche con le squadre delle fasce inferiori, diciamo così, e dallo scorso anno il Parma ha iniziato a frequentare anche il campionato sperimentale dell'Under 18. Ecco, cosa ne pensi appunto di questa tipologia di campionato che è venuta ad aggiungersi alla tradizionale fine del percorso degli allievi e appunto lo sbocco nell'Under 19? È una soluzione interessante, dà più spazio sicuramente ai ragazzi che escono dall'Under 17, che magari per ritardi di crescita non sono ancora pronti per affrontare un campionato magari un po' più duro come quello come il campionato primavera. Di sicuro sono due squadre che devono lavorare in sinergia, come ci sarà la sinergia con la prima squadra, ci sarà una sinergia sicuramente con l'Under 18. Ripeto, la metodologia condivisa, la voglia di proporre un calcio che sia formativo, comunque un gioco di dominio, di possesso palla, che sono un po' le indicazioni che ci provengono anche dalla prima squadra, secondo me faciliterà molto questo percorso. Da questo punto di vista c'è qualche somiglianza anche con la nazionale italiana, visto che diciamo così ora è molto di moda e piace il mancinismo, diciamo così. Sicuramente tutti quanti dobbiamo prendere esempio da quello che hanno fatto i ragazzi che sono stati a mio parere straordinari, sia lo staff che i giocatori, quindi c'è sempre da imparare da tutti. Sicuramente loro hanno dato un esempio di quello che può fare il calcio italiano.
Ma ad alti livelli, no, ci sono queste dispute tra i cosiddetti risultatisti, i cosiddetti giochisti. A livello di settore giovanile arrivano... A livello di settore giovanile c'è il calcio che per me è calcio formativo, non ce n'è altri. Attraverso quello poi si arriva, prima cosa, alla crescita del ragazzo e secondariamente, per forza di cose, dopo anche il risultato sportivo penso che arriverà di conseguenza. Hanno senso i cosiddetti sistemi di gioco? Ormai credo che siano abbastanza superati, ci sono delle strutture di gioco, ma chiaramente ormai il dinamismo dei giocatori fa sì che sia veramente solo una fotografia che cambia di momento in momento. Tu reputi che nel calcio giovanile moderno italiano si siano un po' dimenticati i principi del difensivismo, oppure perché si dà molta importanza, no, al calcio offensivo, imporre, perché insomma è diventato un po' alla pagina in questo periodo, però magari senza dimenticare quelle che erano le tradizioni, no? Sì, no, no, ma comunque proporre un calcio cercare un'idea di calcio propositiva non significa non difendere, perché il calcio è fatto di due squadre, quindi ci sono sicuramente momenti in cui bisogna difendere. Per me difendere è un'arte, e anzi secondo me il proporre un calcio offensivo e di ricerca di dominio di palle e di spazio porta i difensori probabilmente a difendere anche in situazioni più complicate, e quindi soprattutto nel settore giovanile questo porta a una crescita maggiore, perché i nostri difensori probabilmente potrebbero venire esposti a situazioni più complicate che paradossalmente però li faranno crescere più velocemente. Nella porta che c'è alle tue spalle purtroppo si era consumato il dramma della primavera dello scorso anno, dramma sportivo logicamente, con una mancata promozione in Primavera 1 dopo i calci di rigore che la nazionale ci ha fatto vedere come possono far sorridere e che invece qua su questo campo un po' ci hanno fatto piangere. E il gruppo praticamente è riformato di quell'esperienza lì, ne è rimasto qualcuno di giocatori, però credo che sia più un gruppo in formazione anche per eventuali sviluppi futuri, oppure c'è già nell'immediato l'esigenza di vendicare? Ma sì, no, è chiaro che noi vogliamo coniugare le due cose. Sicuramente a questo livello non si può offrire solo il risultato, nel senso che il risultato è sicuramente una conseguenza, ma una squadra giovanile che offra solo il risultato secondo me è una squadra giovanile povera, e quindi io credo che insieme al risultato bisogna offrire qualcos'altro ai nostri ragazzi, prospettive di crescita sia individuale che all'interno della squadra, quelle sono le prospettive migliori. Chiaramente l'esigenza del club è quella di provare ad arrivare in Primavera 1 e noi faremo di tutto per farlo. Detto questo, ripeto, offrire solo il risultato a questi ragazzi come prospettiva, secondo me non fa bene alla loro crescita. Perfetto, grazie mille e benvenuto. Grazie mille.